Ciao amici da Frank Bianconero, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like e dirmi se siete d'accordo sotto i commenti con quello che sto per dirvi o quello che penso io su questa notizia stamattina uscita su quotidiano Tutto Sport, che la Juve ritorna prepotentemente su Chiesa perché è alla ricerca di un esterno. Allora, io mi sono già espresso diverse volte perché è 2 anni che ci mettono questo Federico Chiesa per la Juve. Intanto bisogna dire che io non farei più affari con la Fiorentina, ma non perché è la Fiorentina, perché tutti gli acquisti arrivati da quella squadra a noi hanno fatto ben poco, tranne ovviamente il mitico Roberto Baggio, ma là stiamo parlando di qualità eccelsa superiore alla media. Detto ciò, non bisogna prendere nemmeno chi si chiama Federico, perché abbiamo un altro giocatore che si è rivelato scarso, e parlo di livello Juve, non parlo di buoni giocatori. E abbiamo visto che dare 40 milioni più bonus, abbiamo visto cosa ha fatto in 3 anni, 7 gol, se non sbaglio, pochissimi assist, un esterno d'attacco, mi sembra un po' pochino. Andando sull'argomento attuale, cioè Federico Chiesa, è un giocatore che intanto per parametrare i prezzi, lo dissi pure ieri su Radio Bianconera, che se Sané, il Bayern lo paga 50 milioni e arriva dal Manchester City, esperienza in Champions League, un gioco veramente difficile come quello della Premier. Un giocatore fantastico a mio modo di vedere, ora vedremo come torna dopo l'operazione al ginocchio. Mentre c'è Commisso che vorrebbe 70 milioni per Chiesa. In Italia intanto invito sempre la Juve di non far mercato fin quando le società più piccole non si comportano come fa il Bayern con le altre in Germania, senza invidia, perché ogni giocatore ha aspirazioni. O spera di andare in società più quotate per poter vincere, ma soprattutto per loro, per avere contratti migliori e star bene poi per la loro vita, le altre 5 o 6 generazioni che li verranno dopo. Detto ciò, se veniamo al giocatore Federico Chiesa, questo è un altro giocatore esterno d'attacco, a volte fa la seconda punta, dove fa 4 gol l'anno, 5 se fa una grande stagione. È un giocatore che non dialoga con i compagni. È un giocatore anche lui che aspetta soltanto spazi aperti ad andare in contropiede, perché su questo ce l'ha, perché c'ha velocità, ma soprattutto c'ha forza nelle gambe e soprattutto riesce ad avere una determinata velocità anche per tanti metri, perché è veramente sulle gambe un ragazzo potente. Ma detto ciò, è un ragazzo che ha solamente bisogno di campo aperto, è un ragazzo che ha sempre la testa giù. È un ragazzo che prova a tirare 10 tiri in porta ogni partita con risultati pessimi. Allora io dico alla Juve che, siccome secondo me deve andare via Bernardeschi, a meno che, come dico sempre io, non ritorni a fare o qualcuno a materializzarlo come il nuovo Zambrotta, avremo difficoltà sia a vendere Bernardeschi, non ci possiamo prendere un altro giocatore mediocre. Giocatore mediocre, senza nulla togliere alla voglia che ci mette quando gioca. Ma quando un giocatore di Serie A non alza mai la testa, non fa mai un 1-2, sbaglia parecchie cose tecniche, si può pagare 70 milioni e arrivare alla Juve? Secondo me no. È un giocatore che deve stare benissimo fisicamente e ha bisogno di partire in contropiede. Se noi dovremmo essere una Juve, secondo quello che dice il nostro mister Pirlo, che deve proporre calcio, che deve avere il predominio del gioco, Bernardeschi, scusate, Chiesa è un giocatore inutile. È inutile per tanti motivi, perché non costa 10 milioni, uno dice la rischio perché magari migliore. Rischia 70 milioni e poi devi dargli un contratto, 4 milioni e mezzo, 5 milioni l'anno. Per sperare cosa? Che diventa un grande giocatore per poi magari dopo 3 anni riuscirlo a vendere a cifre per poterci anche guadagnare qualcosa. No, quello sarebbe un altro giocatore che te lo tieni sullo stomaco per anni perché poi nessuno lo vorrà.
Perciò io mi auguro e spero che la butade di tutto sport di oggi non è vera, però è anche vero che so che Paratici è veramente che lo segue da tanto, anche prima che arrivasse in prima squadra con la Fiorentina. Era sempre nei tornei giovanili dove partecipava Chiesa a guardarlo con i suoi scout. Perciò io mi auguro che non arrivi per molti di questi motivi. O per tutti questi motivi, ma soprattutto perché se in Serie A, un giocatore che aspira ad andare alla Juve, in qualsiasi club superiore alla Fiorentina, è un giocatore che ha soltanto la testa a terra, è un giocatore che non può essere di alto livello. E poi un attaccante o un attaccante esterno che fa 3-4 gol l'anno a noi non serve. A noi ci vuole gente che porta gol oltre Dybala e qualcuno che fa Dybala, ci vuole un terzo giocatore che fa dei 10-15 gol all'anno con la speranza che anche il centrocampo possa aiutare in questi termini. Detto ciò, per me Bernardeschi è no assolutamente, almeno quello che penso io. Aspetto i vostri commenti e quello che pensate voi. Iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Frank Bianconero, buona giornata.